Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark. Allora, in questo episodio vi mostrerò le nuove due stanze che ho sistemato. Le due stanze del castello, con pavimenti, soffitti, eccetera, eccetera, eccetera. Mi stavo anche dimenticando di mostrare come ho sistemato le fondamenta per fare in modo che rimanessero così. La spiegazione ci sarà a fine video. Nel mezzo invece andremo alla cattura di un simpatico animaletto del luogo, tanto per non farci mancare nulla, ci mancherebbe altro. Non aggiungo altro, buona visione. Oh, signor Erminio, caro signor Erminio, eccoci qui di nuovo sul castello di famiglia, dove c'è la madre, il padre e pure la figlia. No, non è vero. Ok, allora, dall'ultimo disastroso episodio, sì, assolutamente, siamo andati un po' avanti, cioè in realtà è tantissimo che sto andando avanti dietro sto castello. C'è da perderci veramente giorni, secoli e millenni, però qualcosina pian piano riusciamo a fare. Oh, non grido al miracolo, non grido assolutamente al miracolo. Però, comunque sia, un bel po' di cose le abbiamo fatte. Allora, più nello specifico... Signor Griffin, mi voli! Ok, allora, dov'è il coso? Qua. Allora, innanzitutto... Mi sono fatto tutte le mura perimetrali con i bastioni, la ringhiera, le sca... No... Porca paletta, mi sono dimenticato le scale sul suo lato. Ma che cretino che so. Vabbè, poi le mettiamo, signor Erminio, poi le mettiamo. Ok, e va da sé anche dall'altra parte. Oh, dunque, poi Griffin atterra qui. Ecco, grazie, gentilissimo, aspettami qua. Allora, qua ci ho messo una luce che semplicemente almeno si vede un po' di più. Non è che si veda moltissimo, però meglio di prima sicuramente. Andiamo avanti. La sala del trono e le maledette torce che ogni volta... Grazie, porta. Dicevo, le maledette torce che ogni volta che diventa giorno si spengono. Vabbè, sì. Allora, qui ci ho messo... Allora, qua avrei fatto tutto il soffitto così. Mi domando perché lì mancano. Soffitto, cos'è? Sei affetto dall'opecia per caso? Non lo so io. Ok, allora, per fare il soffitto così, semplicemente queste sono fondamenta. Sono tutte fondamenta che si vanno a incastrare più o meno, molto più o meno, con quelle di sopra. Ok. Andiamo piano di sopra, vediamo quante volte cadiamo, perché non lo sto a elencare assolutamente. Ok, eccoci qui al piano di sopra. Come si può vedere, c'è stato un po' di restyling. Allora, io qua volevo metterci le finestre, il problema è che non combaciano. No, vabbè, lasciamo perdere. Con le fondamenta io sarei partito di qua, perché lo sapevo che poi non sarebbero combaciate. Il problema è che di qua partire sarebbe stato un autentico delirio. Di conseguenza, sono dovuto partire da un'altra parte e... sì, vabbè, pazienza, lasceremo così. Anche perché coprirle non mi sembra il caso. Ok, e anche qua sono tutte fondamenta con... soffitto in legno. Vada se ho dovuto lasciare i buchi perché ovviamente sì, ecco. Ok, e stessa identica cosa anche qua. Qua la scala è stata rifatta completamente e anche qui ho tutte fondamenta a livello del terreno. Vada se i fili della corrente passano sotto. Passano tutti sotto, vabbè, qua c'è uno schifo, purtroppo non si può fare null'altro. Come si può vedere, le fondamenta sono quasi a livello del pavimento originale. Qua c'è sta roba che non riesco a togliere assolutamente. E poi ci ricongiungiamo qui. Ah, e per la cronaca, le fondamenta sono anche qua, solo che è leggermente più alto qua e quindi ciccia. Ok, allora, andiamo avanti. Corra, signor Erminio, che intanto dimagrisce un po'. Allora, per la cronaca, come si fa a mettere le fondamenta così, in questo modo? C'è un trucco che ho scoperto un bel po' di tempo fa, ovvero
si mette una fondamenta normale così, a mezza altezza, e poi vediamo anche come. E una volta che questa fondamenta è messa, ok, una volta che questa fondamenta è messa, io non farò altro che gioco, grazie, tac, tac, andare avanti così. Praticamente la aggancio sotto. Gioco, riusciremo a togliere sto robo? Sì, ce la facciamo. Ok, adesso molto molto teoricamente non dovrebbe più respawnare. Ok, e che poi ovviamente va da sé, andranno a incastrarsi con le altre. Ah, oh, ci giocano anche qua, ottimo. Sì, ho fatto un po' di prove l'altro giorno e merda se ci sono riuscito. Gioco, me la metti quella fondamenta? No, questa fondamenta ti fa schifo. Ok, il bello di queste fondamenta è appunto che si possono recuperare e riutilizzare. Deck? Sì, allora, il problema è che escono. Sì, purtroppo esce un po' di muretto. Però voglio dire, si può... evita, oh, ma mi fa proprio schifo sta affare qua. Ce la facciamo a metterla? Mia, vai a fanculo, resta così. Ma che schifo. No, gioco a quanto pare di... Però forse ti posso fregare. Brutta put... Ok, sono un coglione. Sono altamente un coglione. E mo non mi mette più questo, sta a vedere. Vabbè, poi ci studio, poi ci studio. Ok, e come si può vedere, qua abbiamo fatto il nostro pavimento. Vado a sé, poi lì ci posso mettere anche una porta. Dall'interno, dall'esterno, non lo so. Vabbè, qualcosa ci facciamo. Qua... Ah, ma qua si esce anche di qui. Però forse... Forse... Niente. Sì, dovrei riuscire a metterci i bastioni. Vabbè, vediamo, vediamo poi. Da te ci torno dopo, eh. Ok, anche qua, vabbè, qua c'è un po' di muro, soffitto. E qua purtroppo c'è la scala che rompe le palle, ma più di così non sono riuscito a fare. Ok, allora, qui abbiamo... dobbiamo uscire con calma, con tranquillità, perché sennò ci voliamo di sotto. Purtroppo non sono riuscito a mettere scale. Si buggano in tutti i modi possibili e immaginabili. Ok, qua c'è la nostra torretta che non servono assolutamente più a nulla perché non è più spawnato nulla. Qui le scale le ho coperte perché non riuscivo assolutamente a fare qualcosa di decente. L'unica cosa che mi è uscito è questa copertura. Purtroppo non posso fare altrimenti. Abbiamo le altre scalette che ci portano al piano di sopra. Qua ho fatto una minchiata galattica perché avrei dovuto mettere prima i fili della luce e dopo il pavimento. Invece ho fatto viceversa e quindi ciccia. Abbiamo i fili della corrente a vista. Sì. Proseguendo poi al piano, andando avanti al piano di sopra non ci ho ancora fatto nulla perché già fare questa roba qua sono diventato scemo, deficiente, paralitico a tutti i modi. Ok, mamma mia. Poi vedremo come... Dicevo, poi vedremo come arredare il tutto. Non ne ho idea, anzi... Ah, vabbè, qua non ci ho ancora fatto nulla. Anzi, accetto consigli, volentieri, eh? Perché spazio ce ne abbiamo per beati. Ok, ed eccoci qua. Qua c'è la nostra scala che ci porta su... Ah, ah, ma vedi che l'avevo fatta, che non sono scemo del tutto. Cacchio, mi sembrava. Ok, vabbè, qua c'è la scaletta che porta di sopra, poi dovremo portarci la corrente... Ma c'è tempo. Che palle, signor Erminio, vada. Ok, saliamo da sto lato. Ok, arrivati a questo punto, dato che il signor Erminio è un pesaculone. Ah, pensavo che dovesse ancora arrivare. Invece no, lo abbiamo già qui. Abbiamo l'ascensore. Anche questo un culo per craftarlo, che la metà basta, eh. Abbiamo l'ascensore che ci porta qua. Ok, signor Erminio Griffin, andiamo. Oggi cercheremo di prendere una bestia particolare che non è molto lontano da qua, eh. Oh, eccolo lì, guardalo, livello 39, anche carino. Ok, signor Erminio, mettiamo il pennuto qui. Mettiamo il pennuto qui e vediamo di fare come la volta scorsa, che ha fatto una figura di merda praticamente. Buona. Cavone, eh? Perché bastardo, va anche sott'acqua. C'è tanto torpore, signor Erminio. Io l'ho avuto lì.
Finirà malissimo, lo sappiamo, vero? Dai, maledetto Don Chuck. Vieni qua. Mancato, ce l'avevamo a mezzo metro. Come abbiamo fatto lo sappiamo solo noi. Siamo bloccati? Eh? Ah, alleluia, io ti avrei anche preso. Guarda il torpore, come sale. Sì, sale velocemente, ma scende anche altrettanto velocemente. Ok, allora, l'abbiamo preso. Dai nidi ci si entra da sotto. Sì, l'ho capito dopo un po'. Ma va che non è mica male, come cosa. Allora, il torpore non ti scende velocissimo, meglio. Ora vado a recuperare il paralitico. Griffin, dove sei? Griffin, maremma bonina. E ora che giro. Ok, guarda, lol bastardo, come gli scende il torpore. Vabbè. Griffin, mi spieghi cosa cacchio ci fai lì e come ci sei arrivato? Come ti piglio? Ok, il nostro castorino ce l'abbiamo. E già che ci siamo ti do anche il nome. Ok, ti chiameremo Don Chuck. Perfetto. Ok, allora, sott'acqua è di una velocità incredibile. Mamma mia, è velocissimo, è una saetta. Direi con quella coda che ti ritrovi, te credo. Sulla terra non sai chissà cosa, ma vabbè, ovviamente non è il tuo ambiente naturale. Oh, allora, va da sé che il nostro caro castoro è anche un banco da lavoro. Allora, dicevo, è anche un banco da lavoro. Ci si possono fare un bel po' di cose. Ok, allora, fatti un po' vedere, signor Erminio. Ecco, evitiamo di tirare una fucilata alla creatura, possibilmente. Guarda, non sei male, eh? Ah, minchia, che dentini che c'hai, porca pera. Sì, sì, carino. Signor Erminio, ce lo riportiamo là, alla base. Questo ci serve. Ok, allora, col grifone pensavo, ma non lo posso prendere. Dobbiamo rifarci tutta la strada indietro, porca pera. Ok, allora, dopo una prova, vediamo quanta roba raccogli. 180 di legna. Non è male, non è male. Raccoglieresti anche... minchia se raccogli. Raccogli tanta roba. Ok, allora, io ti lascio qua con gli altri. Ok, allora, dato che prima mi sono completamente svanito, potrei mostrarvi come faccio a incastrare le fondamenta a piano del terreno. Adesso sarà una cosa molto molto veloce, ovviamente, ma sì, ecco, ci vuole molto di più perché si deve calcolare quando la fondamenta è dritta e quando arriva a sbattere, ma vabbè, questa è un'altra storia. Allora, dicevo, brevemente, io, man mano che mi avvicino a quella colonna, come si può notare, la fondamenta sale. Ecco, a questo punto io la incastro lì, che è orribile a vedersi, però sotto si incastra l'altra, ovviamente per le mod, ovviamente, sto parlando, eh? E da-dan! La fondamenta rimane più o meno altezza pavimento e l'ho messa anche più o meno dritta. Poi vabbè, va da sé, una volta che si parte con la prima si agganciano tutte e ecco il pavimento più o meno a pari del terreno, senza dover avere dei muri da scalare, dei muri alti chilometri. Ora queste le levo perché sennò me le dimentico. E va da sé, si va avanti così. Sì, purtroppo difficilmente si otterranno dei risultati dritti, però quantomeno ci si può provare. Ecco, spesso e volentieri io ci riesco, anche perché comunque parto sempre da una base come può essere questo muro. Quindi pareggio il muro e poi, insomma, quantomeno un lato sicuramente mi viene attaccato là, e gli altri, sì, alle volte un po' meno, alle volte un po' di più. Purtroppo è così, però è già una bella, un bel risultato, ecco. Ok, dai, per ora fermiamoci qua. Abbiamo fatto un bel po' di cose, tante tante cose, sì, soprattutto off screen, ma poca roba, pochissima proprio, poche risorse. E nel prossimo episodio vedremo di nuovo cosa fare. Io nel mentre andrò sempre avanti nella ristrutturazione del castello, cercando di ottenere qualcosa di decente,
poi vedremo quale tipologia di animale catturare. Boh, vediamo, non lo so. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!